Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Daviera, sono specialista in allergologia e immunologia clinica, lavoro alla Borelia da tanti anni. Oggi parleremo delle allergie. Le allergie sono una eccessiva risposta del nostro sistema immunitario a sostanze che normalmente sono innocue. Tutta questa risposta è dovuta alla produzione delle IgE. Clinicamente le allergie sono tantissime, ma quelle più frequenti sono allergie a livello respiratorio, che si manifestano con una rinite o con un'asma bronchiale, allergie alimentari che si manifestano con da un prurito al palato, un gonfiore della lingua, un gonfiore del labbro, ma fino a quadri più importanti dello shock anafilattico, e le allergie cutanee che sono rappresentate da eczemi, orticaria e dermatite atopica. Perché abbiamo scelto questo argomento di allergia? Perché le allergie in questo momento sono delle patologie in netto aumento, tanto che in Italia le patologie allergiche rappresentano dal 10 al 40% delle malattie croniche. Questo perché? Perché uno dei fattori che causano questo aumento delle patologie allergiche è l'inquinamento atmosferico. I dati più rilevanti riguardano però la popolazione pediatrica. Consideriamo che in Italia il 10% di bambini soffre di asma bronchiale. Di quest'asma bronchiale ben l'80% è causato da allergie. Quali sono gli allergeni più frequenti? Nella prima infanzia c'è sicuramente una predominanza degli allergeni alimentari, quindi nello periodo dello svezzamento, proteine del latte, proteine dell'uovo, che si possono manifestare con una dermatite atopica, una eczema, fino anche a un'asma bronchiale sin dalla prima infanzia. Nell'età prescolare e successiva, invece, gli allergeni più frequenti sono rappresentati dagli acari della polvere e poi dai pollini. Perché è importante fare diagnosi soprattutto in età pediatrica? Perché? Perché molti bambini vengono sottoposti a terapie incongrue perché non viene fatta una diagnosi corretta. Il bambino allergico molto spesso si presenta come un bambino che incorre a infezioni ricorrenti delle vie aeree, quindi con faringiti, tonsilliti ricorrenti, bronchiti ricorrenti. Perché? Perché la mucosa è una mucosa friabile, infiammata ed è un potente substrato per tutti i germi patogeni che vanno lì ad annidarsi. Il primo punto è la storia clinica del bambino. Importantissima è anche la storia familiare, perché c'è una predisposizione genetica. Se un genitore è allergico, il bambino ha il 40% in più di sviluppare un'allergia. Se entrambi i genitori sono allergici, questa percentuale sale all'80%. Quindi è importante un'anamnesi accurata familiare e un'anamnesi patologica remota anche del bambino, cioè capire se un bambino che anche nella prima infanzia ha presentato dermatite, ha presentato episodi di bronchiolite, quante volte ricorre a terapia antibiotica durante l'anno e così via. Questo è il quadro, diciamo, più frequente dell'asma bronchiale. Un altro capitolo, non certo di minore importanza, è invece l'allergia alimentare. Anche questa in netto aumento perché sempre più ricorriamo all'utilizzo di cibi complessi, all'utilizzo di
nuovi cibi, per esempio, faccio un esempio, la soia, che è uno degli allergeni più frequenti in questo periodo, perché naturalmente la nostra cultura alimentare sta cambiando e quindi ne facciamo sempre più un utilizzo. Oltre quindi all'anamnesi e capire la storia clinica del bambino, è importante poi arrivare a formulare una diagnosi. La diagnosi può essere fatta con test allergici cutanei, che sono quelli più frequentemente fatti, sono i famosi prick test, che possono essere fatti sia per le serie inalanti e quindi per diagnosticare le allergie delle vie respiratorie, sia della serie alimentare per la diagnosi di allergia alimentare. Altro test invece è quello delle diagnosi delle dermatiti allergiche, che in quel caso è il patch test, cioè sono dei cerotti che vengono applicati dietro la schiena e sono a lettura ritardata. In età pediatrica, però, molto spesso ci si avvale anche dei test in vitro, cioè dei test di laboratorio. Questo perché? Perché molto spesso il bambino è sotto terapia, oppure il bambino ha una storia, in quel momento una clinica importante in atto, e quindi i test con allergeni sono poco indicati, oppure quando c'è una mancanza compliance da parte del bambino stesso. E quindi questo però ci permette di ricorrere anche come supporto ai test di laboratorio e quindi comunque formulare una diagnosi anche quando il bambino è in terapia o è sintomatico. Quindi ribadisco l'importanza della diagnosi precoce per stabilire poi un percorso di terapia diversa, che attualmente noi abbiamo tanti farmaci che sono farmaci di nuova generazione, antistaminici di nuova generazione, antinfiammatori, antileucotrienici, senza ricorrere quindi all'utilizzo di cortisonici, tantomeno per bocca, oppure terapie aerosol che molto spesso il bambino mal tollera. E questo perché? Per impedire quello che si chiama il galoppo della malattia, cioè per impedire il peggioramento della sintomatologia. Questo sia per quanto riguarda l'asma, ma anche per quello che riguarda tutte le altre patologie, iniziando anche da quella alimentare, dove purtroppo l'unica terapia è l'eliminazione della causa, però anche lì è importante educare il bambino e anche la famiglia, e poi soprattutto la prevenzione. La prevenzione è al primo posto, prima direi di ogni terapia. L'allergia è una risposta all'allergene dovuta alla formazione di un anticorpo, quindi è una reazione. L'intolleranza invece è una maldigestione, nel caso degli alimenti, dovuto proprio a un deficit enzimatico. Naturalmente, clinicamente è completamente diversa, perché l'allergia ha dei sintomi che sono molto più eclatanti. L'intolleranza si manifesta invece come di solito una maldigestione di un alimento, un meteorismo intestinale, una forma enterica. La terapia è la stessa, cioè per entrambi vale l'eliminazione della causa. Vi ringrazio, per oggi finiamo qui, ci rivediamo al prossimo video.